Ci ho scoperto due cose meravigliose questa settimana. Questo spray volumizzante, meraviglioso, fa volume ma non irrigidisce i capelli. Top. E questo fondotinta di Chanel è, come piace a me, tipo quasi trasparente, copertura si dice, leggerissima, coprenza, copertura, leggerissima. Sei comoda, baby? Comoda lì? Comodo tu, Leone? Oh, amore, sei un gentiluomo. Sei comodo lì con tua sorellina? Sì? Fai vedere il dentino? Cos'è, Bibi? Frutto brasiliero! È frutto brasiliero, Leo! Frutto do Brasil! Como ela requebra bem. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Gente, esse filme é tão bom, questo film, che mi sono alzata e sto facendo popcorn perché è così bello. È sulla conferenza di Monaco, Munich Conference, prima della seconda guerra. È come un thriller, è come un film di horror. Meraviglioso, andate a vederlo. Chi c'è qua? Lunch. Macbeth su Apple TV. Gente, l'altro giorno vi ho tipo consigliato di vedere questo e ho scritto Hamlet invece che Macbeth. Io non so dove Macbeth, mio cervello non è a posto, come posso commettere un errore grossolano così. Thank you.
fai apposta che ti sporchi così, ti devo pulire. Come stai, mio amore? Gente, olha o que que aquele safado do Wally fez. Mi ha morso, lo stavo pettinando. Ma bello, era ancora, era caldissimo, era tutto sudato, quindi boh, magari era isterico. Però lui odia essere pettinato. Anch'io odio essere pettinata, soprattutto quando mi tirano i capelli. Anch'io ho voglia di mordere chi mi tira i capelli, però... Olha, stronzo. Olio, anche la unghia nera che me l'ha pestata l'altro giorno. Gli ho detto, ah, ti credi molto furbo, ti credi più forte di me. Tu non sai chi era mio marito quando l'ho conosciuto. Quello sì era cavallo matto e l'ho addestrato, che ho addestrato. Cos'altro tu lo fai per me che io non sono capace? Cos'altro tu lo fai per me che io non sono capace? Parlare. Eh? Che lingua è? Cos'altro, sei russa? Cos'altro lo fai per me che io non sono capace? Io voglio ringraziare mia moglie che lei non si accorge che i miei calzini sono tutti bucati. Cioè, mia moglie cosa fa? Non ti accorgi che i calzini sono tutti bucati? Tutti. Io non so voi, ma a me dà un fastidio massaggiare le cicatrici perché vedo che sta iniziando ad avere un po' di aderenza. Anche la mia cicatrice del cesareo ha fatto un po' di aderenza. Di base io cicatrizzo benissimo, però ci sono, si vede che alcuni punti. Anyway, vedo che sta formando un po' di aderenza, no? Quindi bisogna massaggiare. Ma a me mi viene da vomitare massaggiare la cicatrice. Cioè mi viene da piangere e da vomitare. Non so perché, è uno schifo che mi viene. E quindi adesso cerco di massaggiare per almeno 3 secondi. 1, 2, 3. Uso un olietto. Rosa moschetta, ottimo per le cicatrici, questo è di Bosch, lo trovo da... Gente, olha sta foto, olha, J-Lo, 30 anni, J-Lo, 50 anni. Gente, voglio essere anch'io così a 50 anni, speriamo, no? Olha isso. A proposito, vorrei tantissimo queste... Oppa, dove sei? Queste lenti... Vedi che lei ha le lenti color miele, le trovo bellissime, però io non sono in grado di tenere nulla, né extension, me li voglio strappare dopo mezz'ora, né lenti, mi voglio bruciare gli occhi dopo un secondo, non sono in grado di tenere queste cose. Però bellissima questa lente. Mi danno talmente fastidio le cose che scodinzano o le cose appese che guardate la mia conciatura per andare a cavallo. Lolly dice che è un design interessante.
e che sembra delle redine, però così, quindi non riesco, né lenti, né ciglia finte, né niente.